a rendere esigibile il diritto alla cittadinanza digitale attraverso l'accesso unico ai servizi pubblici, attivazione dell'interoperabilità e portale regionale Umbria Facile. Questo è il terzo e ultimo incontro online del nuovo ciclo di approfondimento e divulgazione dal titolo Digitalizzare per semplificare. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi introdurrò in questo webinar di oggi. Do il benvenuto anche al relatore, il dottor Giovanni Gentile, che è responsabile delle politiche per la società dell'informazione e dell'ICT della regione Umbria, al quale a breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, chiude il primo ciclo di webinar sulla digitalizzazione, la digitalizzazione per semplificare, che è un percorso di aggiornamento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa e fa parte del PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020 e del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto che è stato affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Vediamo quali sono stati gli appuntamenti di questo ciclo. Il 27 maggio abbiamo avuto Digitalizzare per semplificare gli strumenti organizzativi. Il 3 giugno gli strumenti tecnologici, le nuove piattaforme come strumento per semplificare le relazioni tra imprese e pubblica amministrazione, la piattaforma Unipass. E il webinar di oggi, appunto, rendere esigibile il diritto alla cittadinanza digitale attraverso l'accesso unico ai servizi pubblici, attivazione dell'interoperabilità del portale regionale Umbria Facile. Andiamo a vedere qualcosa di più sul nostro progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Dal 2017 sono stati fatti 29 webinar e 34 seminari e abbiamo toccato diverse tematiche, passando dalla conferenza dei servizi alla SCIA, alla modulistica unificata e standardizzata, SUAP e SUE, commercio, imprese, edilizia, ambiente, notifica sanitaria, spettacoli e trattenimenti pubblici e poi appunto la digitalizzazione. Tutti questi eventi li potete trovare nella pagina di Eventi PA al nodo 17455. Guardiamo qualche numero. Abbiamo avuto ben 4.435 aggiornato all'ottobre del 2018 e 4.875 partecipanti ai webinar. Abbiamo avuto diverse città, diverse regioni interessate a tutti questi nostri eventi. Come potete vedere dalle slide che poi troverete nella pagina di Eventi PA, con de delle regioni hanno avuto un numero molto elevato di partecipanti. Una tra tutte possiamo ricordare l'Emilia-Romagna e poi di seguito Campania, Calabria, Toscana e via dicendo. Abbiamo studiato anche l'ente di appartenenza di voi partecipanti per avere un quadro appunto su coloro i quali maggiormente cercavano di seguire questi eventi. Nell'ambito di questo progetto è nata anche reteitaliasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni delle imprese, dei cittadini, dei tecnici ed è dedicata allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze per l'attuazione e la divulgazione degli interventi di semplificazione. Questa rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance, progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma e, cosa molto importante, qui potete trovare delle aree di lavoro. Nel momento in cui accedete alla piattaforma con le credenziali di FP Out, entrate direttamente nella rete Italia Semplice. Per poter partecipare alle altre due aree di lavoro, che è la modulistica standardizzata e semplificata e SUAP conferenze di servizi, dovete cliccare sul pulsante Partecipa. E quali sono i servizi che dà questa piattaforma? Appunto, oltre alle aree di lavoro abbiamo guide FAQ, chiedi all'help desk e poi tutto un riassunto e un ricordarvi i nostri eventi e seminari. Andiamo all'incontro di oggi, che è rivolto al personale di tutte le amministrazioni pubbliche, a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Abbiamo appunto questi pochi minuti di accoglienza, poi passerò la parola al dottor Giovanni Gentile e poi ci sarà lo spazio per le risposte alle vostre domande che porrete in chat. La chiusura sarà a cura della dottoressa Patrizia Schifano. Il programma di questo webinar, parleremo appunto, come dicevo prima, con il dottor Gentili dell'obiettivo sfidante delle amministrazioni che vogliono facilitare il rapporto fra i cittadini e le imprese, gli intermediari e la pubblica amministrazione, creando un unico punto di accesso a tutti i servizi della PA.
faremo l'esempio della Regione Umbria che con la delibera della Giunta regionale numero 36 del 2018 ha preadottato le linee guida architetturali del programma di interventi per l'accesso unico digitale ai servizi della PA dell'Umbria. Quali sono le tematiche che vengono trattate? Il cittadino al centro del processo digitale, l'ammodernamento dei processi telematici e digitali per facilitare il dialogo con l'amministrazione e lo sviluppo di app per un accesso rapido ai servizi online. Alla fine del suo intervento, il relatore risponderà alle vostre domande che scriverete nella chat. Come tutti i nostri eventi sono registrati e troverete la registrazione al nodo 191189, che è la pagina di eventi PA alla quale vi siete iscritti, e troverete anche le slide del docente. Nei giorni successivi troverete anche le risposte alle vostre domande. Alcune comunicazioni di servizio, ovvero ricordo che l'attestazione di iscrizione all'evento verrà data solamente a coloro che risultano iscritti all'evento e che partecipano per almeno il 20% del tempo. Visualizzare solamente la registrazione non comporta l'attestato di iscrizione, che potete poi, una volta che noi abbiamo attestato la vostra iscrizione, sarà scaricabile dalla vostra pagina I miei eventi. A questo punto non mi resta che lasciare la parola al dottor Gentili e augurare a tutti voi un buon webinar. Buongiorno a tutti. Sono l'ingegner Giovanni Gentili e vi parlerò oggi di questo nostro approccio che chiamiamo dell'accesso unico, che poi è stato portato avanti dalla Regione Umbria, ma vi farò vedere anche altri esempi di iniziative di questo genere che ci sono nei vari territori per arrivare appunto a rendere veramente esigibile il diritto di cittadinanza, perché l'accesso ai servizi oggi passa. Ci porta direttamente al tema di rendere veramente esigibile il diritto alla cittadinanza digitale per tutti. Quindi, allora, intanto cerco di introdurvi che cos'è questa metafora dell'accesso unico ai servizi pubblici. Quando parliamo di accesso unico, la parola unico non fa riferimento a un sistema unico o un ente unico. Ma si mette dal punto di vista del cittadino che comunque vuole un accesso integrato, coordinato all'insieme della pubblica amministrazione perché è interessato a un servizio. Quindi unico richiama più che altro il concetto di once only che è definito a livello europeo, che va esteso in maniera va sicuramente interpretato in maniera sempre più estesa, nel senso una volta sola fornisco informazioni alle pubbliche amministrazioni, ma anche un'unica risposta mi viene fornita in maniera completa e integrata dalla pubblica amministrazione, senza che io cittadino mi debba effettivamente interessare di quali sono le varie articolazioni, i tanti enti diversi che vengono a essere chiamati in causa dalla mia richiesta. Quindi, intanto ho messo questa immagine. Questa immagine l'ho messa a rappresentare quello che noi pensiamo molto diverso da un servizio pubblico, nel senso che nessuno guardando questa immagine pensa che questo sia un ufficio pubblico, perché la nostra idea di servizio pubblico è burocratico nel senso peggiore di questo termine e complessità, tanti sportelli, tante file e quant'altro. Ecco, allora, per incamminarci verso una strada che rinnovi la percezione dei servizi, non è sufficiente chiaramente mettere un salottino o rivedere semplicemente le modalità di interazione superficiale, ma è necessario un percorso piuttosto complesso. E sono tante le iniziative negli anni che hanno puntato alla semplificazione, all'informatizzazione, alla digitalizzazione, senza riuscire a scalfire la percezione che c'è dei servizi pubblici nei cittadini. Molte volte perché appunto non viene affrontato l'intero servizio, l'intero processo che c'è dietro la produzione del servizio, ma si affronta la digitalizzazione di alcune parti, che per il cittadino vuol dire trovarsi sempre con una porta sbarrata a un certo punto del percorso,
doversi recare a un ufficio, il che nel complesso rende anche gli sforzi parziali poco efficaci. Quindi dobbiamo intenderci su cosa sia un servizio pubblico. Quindi il concetto di servizio pubblico di cui sto parlando è un concetto molto esteso, è riportato nel piano triennale ma anche nelle nuove linee guida del modello di interoperabilità, che sono attualmente in consultazione. Le linee guida della nuova interoperabilità basata su API mettono al centro il concetto di servizio pubblico. In maniera molto semplificata possiamo considerare servizio pubblico qualsiasi cosa che il cittadino richiede, cioè il cittadino ha un bisogno che presenta a una pubblica amministrazione, deve trovare una risposta unica da parte del sistema pubblica amministrazione a questo suo bisogno. Questo suo bisogno può riferirsi a qualcosa che è una pratica, che è collegata ai procedimenti, ma può essere anche qualcosa di diverso, comunque qualcosa che è un servizio erogato dalla pubblica amministrazione. Quindi nella slide trovate alcune definizioni prese dal profilo europeo declinato da Agid a livello italiano su che cos'è un servizio pubblico, perché è stato anche definito un profilo di metadati, quindi come descrivere un servizio pubblico. Nel piano triennale trovate iniziativa servizi gov e appunto il profilo CPSVAPIT, una sigla un po' strana per dire come tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero descrivere i servizi che erogano. Ma un grosso lavoro era stato fatto anche dalla Civit intorno al 2010, in cui aveva cercato di dare una definizione molto completa di servizio pubblico. Quando ci poniamo di fronte quindi a un concetto di servizio molto ampio, che quindi ripeto va oltre la logica del singolo procedimento che andiamo a affrontare, ci troviamo con una serie di iniziative che negli anni sono state attivate. E quindi che cosa succede? Che ci sono una serie di terminologie di scatole sul tema dell'accesso unico, nel senso che troverete molte iniziative di sportello unico per le attività produttive, sportello unico per l'edilizia. Diverse regioni hanno fuso questi due sportelli in un SUAPE, poi naturalmente l'URP, vari punti unici di contatto, sportelli dei servizi, perché adesso si vede anche diverse iniziative a livello regionale sullo sportello unico dei servizi, il fascicolo unico, lo sportello associato. Sono tutte iniziative che girano intorno a questa metafora, cioè semplificare la vita del cittadino dandogli un unico canale di ingresso, un unico canale di risposta. In realtà se ci mettiamo nell'ottica del servizio pubblico to cure, dobbiamo anche cercare di non frammentare il numero degli sportelli, il numero dei canali, i numeri dei portali di servizi, front office e quant'altro, perché chiaramente questo porterebbe a una logica di diseconomia. Sicuramente ci sono dei servizi dove questa logica è stata applicata da molti anni, come per esempio per il SUAP delle attività produttive, però non ha molto senso, se vogliamo aggregare gli enti e fornire un servizio completo, affrontarlo solo su un ambito tematico. Ripeto, questo non vuol dire che c'è un sistema unico, ma che si attiva veramente l'interoperabilità perché tutti gli enti possano collaborare affinché esista un accesso unico senza che ci sia un sistema unico. La situazione oggi invece è, prendo questa slide dal team digitale che l'ha presentato in un evento, la situazione attuale è: abbiamo circa 22.000 pubbliche amministrazioni e 27.000 siti web, ma questi siti web, come dice la slide, non sono efficaci, non sono facili da usare e non sono inclusivi. Quindi la moltiplicazione delle iniziative è il primo problema che bisogna affrontare, cioè puntare fortemente sull'interoperabilità e non sulla moltiplicazione dei sistemi. È chiaro che anche se affrontiamo l'iniziativa quindi su una scala più ampia del singolo ente necessariamente, e in quest'ottica di accesso unico e interoperabilità, la strada che dobbiamo percorrere è molto lunga e è una specie di traversata nel deserto. Perché? Perché chiaramente una serie di problematiche su come è organizzata oggi la pubblica amministrazione, sia all'interno del singolo ente
sia in un'ottica multilivello, quindi le competenze frammentate su molte materie, a partire dal fatto che le competenze sono al ministero, alla regione, alla provincia, al comune, alla soprintendenza, ai vigili del fuoco, quindi qualsiasi attività porta avanti la pubblica amministrazione vede una serie di competenze molto frammentate. Quindi l'interoperabilità è possibile, ma è una strada complessa, quindi è una strada che noi abbiamo intrapreso, ad esempio, con un programma di interventi pensato su una base triennale e siamo quasi alla metà. E già diciamo, vediamo che in 3 anni probabilmente non arriveremo dove ci eravamo prefissati. Perché per poter mettere d'accordo tutti gli enti e costruire tutte le basi che sono necessarie a un'iniziativa di questo genere, su una scala regionale, anche di piccola dimensione come l'Umbria, è una strada complicata. Questa immagine mi piace perché dice che la strada è chiaro dove va. Però ci sono parecchie zone da affrontare, desertiche. Allora, per iniziare a parlare di, sempre per fissare bene i contorni prima di entrare nello specifico dell'iniziativa, in questa sala ho cercato di enucleare 4 elementi, secondo me, basi di tutti i siti web della PA. Diciamo, i siti web della PA fanno più o meno riferimento a questi quattro quadranti, cioè c'è tutta una parte che riguarda l'amministrazione. Quindi tutte le informazioni sull'organizzazione e l'amministrazione trasparente, il decreto 33 e tutti gli obblighi. Poi c'è tutta una parte sulla pubblicità legale, quindi albo online o simili, che fa riferimento quindi a una serie di pubblicazioni di documenti ufficiali, che non coincide per forza con quello che rientra nel perimetro del decreto 33. C'è anche obblighi diversi per quanto riguarda la durata dell'esposizione del documento. Poi c'è una parte sui servizi che il decreto 82 del 2005 per il CAD fissa in questo termine di servizi in rete o servizi online, quindi l'esposizione di servizi attraverso strumenti digitali, e poi tutto quello che riguarda le novità, le notizie, cioè tutto il resto di quello che prevede la legge 150. È chiaro che quando parlo di servizio pubblico, non faccio coincidere questa definizione con servizio online, nel senso che il servizio pubblico è quello che chiede il bisogno e quello che riceve il cittadino, il servizio online è la parte, che posso trovare, in rete, quindi posso trovare semplicemente in alcuni casi delle informazioni a chi mi devo rivolgere per avere una cosa. In alcuni casi posso trovare una procedura completamente digitalizzata che posso portare a termine completamente online. Però i due concetti non coincidono. Diciamo, uno è la descrizione o la procedura informatica, l'altro è il servizio completo. Quindi, un'altra cosa che dobbiamo citare in questo percorso è sicuramente l'URP. L'URP, che è un'idea degli anni 90 che è fissata nell'articolo 8 della legge 150 del 2000, è l'ufficio relazioni con il pubblico. Se rileggiamo questo che ho riportato, il testo preso dalla legge, la definizione dell'ufficio, vedete che ci sono diversi echi che tornano con il discorso che ho fatto fino adesso. Infatti si parla di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione, di agevolare l'uso dei servizi, di promuovere sistemi di interconnessione telematica e coordinare reti civiche, oggi diremmo interoperabilità e gestione di siti e portali, poi ascoltare i cittadini per il gradimento e per migliorare la qualità dei servizi e poi garantire anche l'informazione fra l'URP e le strutture interne e fra gli URP di varie amministrazioni. Quindi questa che è una struttura, un ufficio, sicuramente è una struttura che è necessaria nell'ottica dell'accesso unico di cui ho parlato. Però adesso vorrei illustrare perché l'accesso unico non può essere semplicemente una struttura organizzativa anche ben strutturata, perché parliamo ormai di una logica a distanza di quasi 20 anni dalla legge 150, che è sicuramente più estesa, ma che non nega i principi della legge 150. Allora, perché non è un ufficio? Per prima cosa, perché sicuramente negli anni 90 la logica
era quella dello sportello e di una digitalizzazione di tipo diversa da quella che viviamo oggi. Oggi noi ci troviamo addirittura aver superato il concetto di multicanalità, in cui posso avere il servizio da canali diversi, quindi vado allo sportello, telefono, uso un sito, e si parla di omnicanalità, cioè un insieme di canali che servono il cittadino utente del servizio in maniera complessiva e permettendogli di passare da un canale all'altro senza discontinuità. Quindi io posso, chiaramente basta pensare ai servizi di Amazon, posso effettuare il mio ordine da mobile sul cellulare, posso contattare al telefono il loro centro servizi che in tempo reale conosce il mio ordine, mi può dare indicazioni, può intervenire sull'ordine al telefono senza che io debba tornare sul sito a rettificare la richiesta che ho fatto. Poi mi arriva il corriere a casa, quindi fisicamente ottengo qualcosa e ancora una volta c'è un'interazione per cui, senza che io debba dichiararlo, il corriere chiaramente ha comunicato in via elettronica con Amazon. Quindi una logica omnicanale vuol dire che non è sufficiente un ufficio che effettua un coordinamento classico, è necessario che dietro ci siano dei sistemi informativi strutturati che dialogano con altri sistemi. Vedete come iniziamo a capire che tutte le logiche tradizionali che affrontano i problemi solo per un aspetto, quindi solo per quello che riguarda la semplificazione organizzativa dei processi, normativa regolamentare, oppure l'informatizzazione e digitalizzazione di una procedura, e facciamo quindi solo questo aspetto, oppure miglioriamo l'aspetto di comunicazione rivedendo il sito secondo le linee guida di design, eccetera. Ogni approccio parziale non riesce già a rispondere a questa logica. Dobbiamo poi considerare l'evoluzione attuale delle tecnologie internet, cioè perché sono diventati possibili alcuni servizi che come consumatori sperimentiamo, mentre questo non succede nella pubblica amministrazione. Bisogna parlare del concetto di infrastrutture e di aggregatori, nel senso che il primo a parlare di questi argomenti è stato Timon Reilly, che nel 2009 parlò del governo come piattaforma. Cosa vuol dire? Vuol dire che le amministrazioni pubbliche si devono muovere per diventare piattaforma abilitante per un insieme di servizi che non vengono per forza erogati dalla pubblica amministrazione. Quindi anche qui non si tratta di strutturare sempre più uffici efficienti o call center sempre più avanzati, ma di esporre quelle interfacce, fornire quei dati che permettono a tutto un insieme di altri attori, pubblici e privati, quindi altre pubbliche amministrazioni oppure privati che vogliono sviluppare servizi, che vanno a utilizzare i nostri sistemi come piattaforma. Quindi nello schema che vedete, la piramide che c'è sulla destra, praticamente vedete come le infrastrutture sono tutto quello che possiamo definire il data center, i servizi di base informatici che diventano sempre più possesso di grandi operatori che vengono standardizzati sempre di più, su cui però si sviluppa una serie di operatori chiamati i grandi aggregatori, quindi Netflix, Uber, Airbnb, cioè un insieme di piattaforme che, sfruttando queste infrastrutture, abilitano tanti altri attori ad operare. È chiaro che se ci dobbiamo mettere in questa logica, anche qui dobbiamo quindi aggregare più enti, perché inevitabilmente il servizio finale non potrà in nessun modo essere reso da una singola amministrazione. E anche la logica di interoperabilità, perché diventi effettiva, vuol dire partire dal servizio e pensare quindi chi aggrega tutti gli attori, ma tutte le pubbliche amministrazioni che devono intervenire per arrivare a ripensare, ridisegnare, si dice, il servizio in maniera completamente nuova. Quindi qualcuno però questo ruolo di aggregatore che in qualche maniera facilita su un territorio la messa insieme, il coordinamento e l'integrazione di tutte le pubbliche amministrazioni è necessario che lo svolga. Dobbiamo metterci d'accordo anche su quale sia la definizione di digitale. Io qui la riprendo da Tom Lusemore, che è quello che ha inventato il team digitale inglese del Regno Unito,
che quindi ha inventato un po' tutto quello che poi è stato portato avanti in tanti paesi nel mondo, che definisce il digitale così: applicare la cultura, i processi, i modelli di business e le tecnologie dell'era internet per rispondere alle aspettative crescenti della gente. Quindi non si tratta assolutamente di informatizzare qualcosa, ma di applicare dei nuovi modelli, addirittura una nuova cultura, per cambiare i processi e le modalità con cui vengono erogati i servizi sulla base delle possibilità che ci sono oggi con l'era di internet. Ma questo non vuol dire assolutamente che tutti i servizi debbano finire online. Ecco, questo è molto importante. Digitalizzare non vuol dire per forza che il cittadino poi debba collegarsi con un sito, anzi, molte volte il cittadino vorrebbe avere il servizio là dove si trova e non collegarsi con un sito dell'amministrazione. Questo vuol dire che noi dobbiamo ripensare quello che c'è dietro, sfruttando appunto l'interoperabilità e tutte le possibilità date dalla rete internet. Ma se il cittadino ha un servizio ottimo al telefono o addirittura si trova all'interno di un ospedale e lì interagisce con una persona, deve essere quella persona interconnessa con il complesso del sistema. Non è che gli viene detto nel momento in cui sta quindi a un front office con una persona davanti: no, guardi, lei si deve collegare a internet. Questo purtroppo è un errore che si continua a fare, nel senso che si tende a pensare che dobbiamo portare tutto online. Sicuramente online devo trovare delle informazioni di base perché io possa poi andare a trovare il servizio, ma molte volte la transazione, l'effettiva comunicazione può avvenire di persona online senza che io però sia costretto a firmare, inviare, collegarmi a SPID mentre sono davanti a uno sportello fisico. Cioè, questa logica di informatizzare tutto porta dei problemi perché poi molte volte il servizio peggiora invece che migliorare. Quindi sfruttare a pieno gli strumenti, i modelli di business, le nuove possibilità del digitale, ma senza per questo finire con mettere tutto su un sito. Fra l'altro, i dati cosa ci dicono? Ci dicono che le persone usano sempre meno i siti perché ormai sono abituati al mobile, a altri tipi di interazioni, mentre la pubblica amministrazione molte volte ancora costruisce siti e portali. Questo, dice sempre Moore, passa da un forte cambio di paradigma, come ho già accennato, cioè per disegnare e mettere in esercizio servizi veramente digitali serve un team che possieda competenze multidisciplinari, cioè inevitabilmente non può essere affrontato in maniera frazionata, ci vogliono un insieme di competenze diverse e queste vanno messe insieme per arrivare a ridisegnare il servizio. In questo senso faccio presente che la figura dell'ufficio per la transizione digitale e il suo responsabile, se guardiamo l'articolo 17 che lo definisce all'interno del CAD, nella prima parte va proprio a molto si guarda quello che segue questa frase, che è un elenco di competenze, ma la prima cosa che dice l'articolo, il primo comma, dice che gli vengono affidati progetti di riorganizzazione per realizzare un'amministrazione digitale aperta e servizi facilmente utilizzabili e di qualità. Cioè il focus, proprio la prima missione di questo ufficio per la transizione al digitale è rivedere l'accesso ai servizi. E questo passa chiaramente non da un semplice ufficio, anche qui, da una struttura organizzativa, ma da delle strategie che può mettere in atto per agire su tre leve: l'organizzazione e la semplificazione amministrativa, la comunicazione istituzionale e i sistemi informativi. Quindi, diciamo, le tre leve classiche trasversali che devono operare insieme, appunto, all'interno di una strategia coordinata, se vogliamo veramente incidere. Strategia coordinata che inevitabilmente però passa anche dal rapporto territoriale con gli altri enti coinvolti. Quindi, richiamerò velocemente adesso alcuni principi che sono importanti, quindi del piano triennale dell'interoperabilità per questo discorso. Sicuramente molte delle cose che sono nel piano triennale pongono le basi per rendere possibile il ridisegno dei servizi, ma ne cito due molto importanti. Il primo è il principio mobile first, cioè realizzare il servizio per prima cosa come pensato a un'utenza mobile. Può sembrare semplice, ma la maggior parte dei siti non sono utilizzabili da mobile, non solo perché il sito non si riarrangia in maniera dinamica per entrare nello schermo del cellulare, ma perché se vogliamo rendere un servizio accessibile da mobile non possiamo lasciare il processo e anche i moduli
come erano, perché o attiviamo pesantemente altri meccanismi di raccolta dei dati, oppure compilare un modulo PDF da mobile è impossibile. Quindi, a meno che vogliamo escludere tutto quello che è istanze e procedimenti, è necessario un forte ripensamento. E questo va di pari passo con l'altro principio molto importante, che è API first. Le API sono delle interfacce standard, possiamo pensarle come dei tubi che, se sono della giusta dimensione, della giusta filettatura, si attaccheranno fra loro in maniera facile. Se invece non utilizziamo questo standard, è chiaro che è sempre possibile far colloquiare due sistemi informatici, ma con dei costi e una difficoltà anche in tempi necessari, che è ben diversa. Quindi il piano triennale lo mette come obbligo, anche in questo caso, di pensare all'API per prima cosa. Vuol dire però, qui c'è proprio il testo preso dal piano triennale, che bisogna pensare allo sviluppo dell'interfaccia prima di realizzare qualsiasi applicazione, sistema o pagina web. Questo, guardate, che è ancora un principio che viene ben poco applicato, perché vuol dire che fin dalla redazione del capitolato, fin dai primi rapporti con il fornitore, bisogna fissare il principio che ci deve essere questa interfaccia, che è un'interfaccia fondamentalmente di interoperabilità, di scambio dei dati standard. È possibile farlo dopo, ma molte volte, se viene fatto dopo, diciamo, il sito realizzato o l'applicazione, inteso come qualsiasi applicazione informatica o applicazione proprio per cellulare mobile, se viene fatto dopo, è sempre un'interfaccia limitata, nel senso che l'applicazione realizzata come monolite dialoga in una maniera che non passa per forza da un API, quindi realizzato dopo ha comunque molti limiti. Se invece si punta alla realizzazione per prima cosa, e quindi il sito web, l'applicazione web deve dialogare con un API, è chiaro che vanno affrontati tutta una serie di problematiche di standardizzazione che ci assicurano che quando cambieremo sito o quando vogliamo riutilizzare i nostri dati, questo è possibile. Quindi è un passaggio molto forte, però non è una cosa da considerare particolarmente innovativa all'estero, dove, insomma, fin dall'inizio degli anni 2000 società come Amazon hanno fissato proprio come obbligo l'interfacciamento attraverso API, ripeto, fin dai primi anni del 2000, anche tra gli uffici interni. Cioè non c'è possibilità di scambiare lettere fra uffici, ma si dialoga solamente in maniera standardizzata attraverso API. È chiaro che questo nel tempo diventa un investimento, e tutti vediamo la potenza di queste piattaforme che hanno investito su un interfacciamento standard. Infatti le API hanno dato luogo anche a una vera e propria API economy, nel senso che una volta che l'interfaccia, se destinata a uso anche esterno, perché l'API può essere utilizzata anche solo internamente agli uffici, una volta realizzata per l'uso esterno, è chiaro che a quel punto, oltre al sito dell'amministrazione, potrà chiamare quell'API anche un'app realizzata da qualcuno sul mercato, per cui i servizi possono essere forniti anche da terzi, che magari mettono insieme più API realizzate da più amministrazioni per realizzare un coordinamento e un servizio fatto meglio. Quindi si apre una possibilità di economia. Proprio per definire in termini tecnici l'interoperabilità, diciamo, faccio riferimento a questa slide del progetto AIRA, che è un progetto europeo che parla di un ambiente, un landscape lost, nel senso che l'attore principale X si trova immerso in un ambiente 1, mentre l'attore principale Y si trova immerso in un ambiente 2. Per poter dialogare, per avere quello scambio di informazioni che c'è al centro, il problema non è solo tecnologico, non è solo tecnico T, ma bisogna affrontare aspetti legali L, aspetti di organizzazione O e aspetti semantici, cioè dobbiamo metterci d'accordo sul significato di quello che viene scambiato. Quindi occorre affrontare ben 4 aspetti diversi in maniera integrata. Molte volte si affronta solamente l'aspetto tecnico, quindi qual è il web service, questo funziona, la sicurezza informatica, ma questo non fa partire l'interoperabilità, è quello che viviamo tutti molte volte. Quindi nel piano triennale
è affermato che l'interoperabilità invece è l'asse portante della cooperazione fra le pubbliche amministrazioni e si fa riferimento anche al modello europeo, che è quello che abbiamo adottato anche noi in Umbria, cioè fare riferimento al modello EIRA. Non entro nei dettagli di questo schema, anche perché, come vedete, salto fra principi che sono organizzativi, principi che sono tecnologici, che inevitabilmente bisogna affrontarli tutti. In questo caso, però, c'è una netta distinzione dei vari attori: per ogni attore, ogni ruolo, ogni sistema viene data una definizione, definizione minimale a livello europeo, che poi l'amministrazione si trova a dover declinare nella propria realtà. Un'altra iniziativa europea da tener conto è quella del Single Digital Gateway, tradotto in italiano Sportello Unico Digitale Europeo, cioè un regolamento, il regolamento 1724 del 2018, quindi direttamente applicabile, essendo un regolamento, punta a uniformare a livello europeo l'accesso a tutti i servizi con informazioni di qualità e anche canali di assistenza effettiva. In particolare si punta su 21 servizi che sono proprio individuati nominalmente all'interno della direttiva, che entro 4 anni, e non sono molti per tutti i discorsi che abbiamo fatto, dovranno essere completamente resi online. Noi abbiamo sempre dei problemi negli indici che misurano la qualità dei servizi online a livello europeo, perché di solito appunto non vengono digitalizzati in maniera completa. L'Europa, se la digitalizzazione non è completa, non la considera portata a termine. Quindi questi 21 servizi, che sono di tutti i tipi, dall'anagrafe dei residenti fino alla scuola, trovare lavoro, tutto quello che è attività produttiva, impresa, eccetera, dovranno essere completamente online, fruibili da un cittadino che si trova in uno qualsiasi dei paesi membri, quindi da un portoghese, da un francese o da un italiano. Per cui va fatta un'integrazione molto forte, e addirittura l'interoperabilità si pone anche fra paesi europei. L'altra iniziativa importante è quella dell'App IO. L'App IO, portata avanti dal team del digitale della Presidenza del Consiglio, punta a una app per il cittadino da cui lui possa fruire di vari servizi. Se consultate la documentazione che trovate sul sito del Team Digitale, vedete che si punta fortemente sull'interoperabilità. Quindi tutta l'iniziativa che stiamo portando avanti non è in contrasto con questo, perché una volta che il servizio è stato ridisegnato, descritto con i giusti metadati, sono stati fatti gli accordi e affrontata l'interoperabilità sui vari livelli, è chiaro che solo a quel punto diventa fruibile da un'app. Se io incomincio dalla app, non ho speranza di affrontare tutto quello che è necessario. Allo stesso modo, chiaramente, è molto utile tutto quello che è stato preparato per il design e l'interfaccia utente, che deve avere ormai una grafica e un layout assolutamente uniforme. Ma anche qui la qualità del servizio percepito non passa solo dall'aspetto, grafico, è necessario fare quel lavoro di cui, vi ho parlato. Vi dico a che punto sta il processo attuativo dell'accesso unico in quest'ottica Regione Umbria. Siamo partiti da una delibera all'inizio dell'anno scorso, che era la delibera 36, che trovate online insieme ad altro materiale, che fissava delle linee guida di alto livello architetturali. Quindi su questa base si è iniziato a un percorso, sia interno a tutte le strutture e le articolazioni dell'amministrazione regionale allargata, sia con i comuni, sia con gli stakeholder esterni, per capire come prendere la mira su questa iniziativa e quali erano le priorità da perseguire. La logica appunto è quella di dare a cittadini, imprese e professionisti un accesso unico digitale ai servizi di tutte le PA dell'Umbria, quindi non solo della Giunta regionale. Le leggi che trovate citate lì, poi le trovate nelle slide, sono le leggi del quadro normativo Umbro. Però chiaramente, se vi interessa vedere anche come è stato innestato questo aspetto dentro le norme Umbre, la legge da guardare è la legge regionale numero 8-2011, sia al capoterzo sia agli articoli 41 e 42, che parlano nello specifico dell'accesso unico regionale coordinato e integrato. La visione passa da questi tre elementi, cioè costituire un presidio, quello che possiamo definire un ufficio, ma un presidio anche multiente che segua i contenuti e il ridisegno dei servizi per l'accesso unico, e affrontare l'aspetto organizzativo è sempre tra le cose più complicate nella pubblica amministrazione, affrontare pienamente l'interoperabilità realizzando le piattaforme necessarie, ma poi andando a affrontare tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato, e poi quello che è il portale Umbria Facile, cioè un'interfaccia minimale ma adeguata alle linee di design e ai criteri mobile e quant'altro,
per accedere all'insieme di informazioni. Ho detto un portale perché non è l'unico canale che è pensato per l'accesso unico. Le stesse informazioni potranno essere usate sull'API o sui siti dei comuni o quant'altro. Trovate il portale in versione beta a questo indirizzo, beta.accessounico.regione.me.it, dove trovate una serie di pagine, alcune funzionanti pienamente, altre solamente abbozzate, perché questo è stato il sito che è stato utilizzato proprio per fare il percorso partecipativo. Quindi gli incontri fatti per presentarlo ai comuni, agli uffici e quant'altro, si è preferito partire da un abbozzo, da qualcosa di funzionante, e lavorarci man mano che c'erano gli incontri o le varie iniziative venivano definite. Quindi non siamo partiti da scrivere il documento con un capitolato con dei requisiti, ma dall'abbozzare direttamente a partire dalle linee guida che erano state fissate tramite gruppi di lavoro e laboratori formativi attivati con fondi OT11 in integrazione quindi agli interventi OT2. Per chi conosce la programmazione europea, ha cercato di attivare dei laboratori formativi che andassero a supportare i vari attori nella costruzione di questa idea, senza far partire il progetto informatico da subito. Per esempio, questo sito è stato costruito interamente con GitHub Page, che è uno strumento gratuito e chiunque può vedere come è fatto, nel senso che non esiste una versione privata, è tutto online e può essere visto da chi chiaramente conosce le tecnologie web come è fatto e come funziona, e possono anche essere fatte proposte di modifica o quant'altro. Sicuramente tra le parti che si stanno costruendo è anche un cruscotto che riassume tutto lo storico delle pratiche attivate, pensate un po' come l'archivio degli ordini che trovereste in Amazon. Quindi è un archivio che riporta lo stato delle pratiche attivate con tutti gli enti che poi si collegheranno con il sistema di accesso unico, e al tempo stesso, grazie all'interoperabilità, è possibile anche ricevere avvisi e scadenze da più enti, anche attraverso l'app e l'utente può in qualche maniera profilarsi andando a seguire quegli aspetti, quegli ambiti, quelle pratiche che più gli interessano. Quindi, oltre a ricevere avvisi su una scadenza per un pagamento o sulla pratica come è stata completata, può ricevere avvisi se cambia qualcosa, non lo so, sulla scia di una certa tipo di pratica. Quindi può ricevere avvisi anche su come cambia il servizio, viene interrotto il servizio di trasporto, non lo so, quello che sono i servizi che gli interessano, perché a questo punto lui ha una visione multiente. Ma l'interessante non è solo l'interfaccia multiente, chiaramente tutto il lavoro che dietro le quinte gli enti fanno per accordarsi. Quindi l'immagine che di solito utilizzo per raffigurare questo discorso è questa. Praticamente noi, la parte visibile della pubblica amministrazione molte volte è fatta da moduli, quei form che si vedono sopra, ma dietro il modulo c'è una parte molto più grande dell'iceberg che riguarda i processi, le tecnologie, i workflow automatici che vanno innescati, e anche l'interoperabilità e una serie di regole che a volte vanno anche limate o aggiustate. Però devo dire la verità, il quadro normativo non pone molti ostacoli, pone molti più ostacoli la frammentazione delle competenze e dover affrontare aspetti che sono per loro natura multidisciplinari. Quindi non si possono affrontare solo per l'aspetto regolatorio, solo per l'aspetto informatico. Questo di lavorare con team multidisciplinari è molto complicato per l'esperienza classica della pubblica amministrazione. È chiaro che quindi anche il lavoro che è stato fatto a livello nazionale è assolutamente importante sui moduli standard e anche sull'XML allegato, però è partire con il primo elemento dell'iceberg, perché poi dobbiamo metterci d'accordo su tutti gli aspetti normativi che molte volte sono anche su materie concorrenti, quindi che cambiano da regione a regione, i regolamenti dei comuni, l'interpretazione semantica dei contenuti del form, come ci scambiamo effettivamente le informazioni fra sistemi, come arriviamo a dare un'assistenza effettiva a chi vuole telefonare a qualcuno. Quindi
la complessità dell'iceberg non si può negare, ecco, forse questa è una tentazione che molto spesso ci troviamo davanti, di pensare che in breve tempo sia possibile affrontare questa complessità. Chiaramente la grande produzione normativa a livello nazionale non aiuta, perché la situazione fra l'altro cambia mentre si sta lavorando, ma anche questo non è un motivo per star fermi, nel senso che ci sono una serie di accordi e di interpretazioni semantiche e di elementi informatici che vanno comunque affrontati, nel senso, una volta messi in piedi va dato per scontato che sarà necessario farne una manutenzione continua, nel senso, le cose cambiano spesso, però questo vuol dire avere una prospettiva di medio e lungo periodo per intervenire effettivamente sul ridisegno dei servizi. Quando parliamo all'interno della nostra strategia di accesso unico del processo di una pratica, consideriamo eventi che sono sia prima che dopo la presentazione della pratica, cioè ridurre l'ottica solo al modulo e alla presentazione online, al front office, delle istanze dei suoi allegati, vuol dire affrontare solo una piccola parte del processo, vuol dire che molto spesso poi alcuni enti ricevono la pratica online ma poi stampano il materiale ricevuto, non c'è smistamento, non c'è istruttore nel back office, non si attiva l'interpretato con gli altri enti, bisogna affrontare la conferenza dei servizi telematica, arrivare al provvedimento finale in digitale, agli avvisi, le comunicazioni. Quindi tutto quello che segue la presentazione di un'istanza, quindi di un modulo, tramite un front office anche digitalizzato, va preso in esame. Il processo prosegue e molte delle problematiche emergono dopo la presentazione dell'istanza online. Così come non si può dimenticare quello che sta prima, cioè tutto quello che è orientamento informativo, la consultazione di informazioni aggiornate su quello che è effettivamente sono gli adempimenti da fare. Molte volte nei siti, purtroppo, per mancanza di risorse umane da dedicare a questo tipo di attività, ogni ufficio cerca di rappresentare la situazione, ma molte volte si trovano informazioni non aggiornate, cioè è cambiato il responsabile dell'ufficio, è cambiata la sede, è cambiato il modulo, è cambiata anche la legge, quindi il cittadino si trova veramente scornato nel suo approccio online e decide di andare la prossima volta direttamente allo sportello. Così come è molto importante nella fase che sta pre-presentazione tutto quello che è l'avvisatura, la qualità del supporto anche telefonico, perché questo non può essere negato, per un migliore orientamento, e tutta la preistruttoria, l'asseverazione, tutto quello che molte volte la pubblica amministrazione ormai delega a dei tecnici, a degli intermediari, che chiaramente può essere agevolato se la pubblica amministrazione mette a disposizione le sue banche dati per la consultazione o per avere un dato certificato che aiuta il processo di asseverazione, di preistruttoria fatta fuori dalla pubblica amministrazione. Quindi quando parliamo di affrontare tutto il processo di un servizio, parliamo di pensare a tutte queste fasi. Un altro processo invece da considerare è quello di onboarding nell'accesso unico, cioè abbiamo pensato un processo che le pubbliche amministrazioni, gli uffici devono seguire per entrare all'interno del sistema accesso unico dell'Umbria. Quindi è una cosa che stiamo definendo ora, anche alla luce del percorso che abbiamo fatto, vuol dire passare in una fase alfa esplorativa dal capire esattamente il servizio in che stato sta, ridisegnarlo, arrivare a una versione beta che quindi è già online ma che non ha tutte le funzionalità richieste, e poi attraversare vari livelli di sofisticazione, livello 1, 2, 3, 4, e poi arrivare anche alla dismissione, perché potrebbe esserci una nuova versione del servizio. Quindi chiaramente il servizio può anche nascere come di livello 1, diamo solo informazioni, ma grazie al processo di onboarding fatto è chiaro chi è il titolare di quell'informazione, chi deve aggiornarla e come quindi la parte informativa va avanti. Se è possibile si vanno anche ai livelli 2, 3 e 4, andando quindi con i moduli, la presentazione online, i pagamenti completamente online, l'interoperabilità, l'interscambio, per arrivare a una procedura
completamente digitalizzata, quindi in un processo che però è in qualche maniera governato, che parte dalla conoscenza dei propri servizi e poi c'è un processo progressivo, perché affrontare tutti i servizi in contemporanea è impossibile, quindi va fatto un lavoro di onboarding progressivo, l'abbiamo pensato così. Questo è uno schema che cerca di illustrare un'altra problematica, che è quello del rapporto fra il portale di accesso unico o in basso altre app, altri canali di accesso, che in interoperabilità devono dialogare con sistemi sia di front office che di back office. Con front office intendiamo, ho preso le definizioni dal piano triennale, quindi l'insieme delle strutture di un'organizzazione che gestiscono l'interazione direttamente con l'utente finale, quindi il front office è fatto di vari canali, sia digitali che telefonici, mentre front-end è una cosa diversa, è il front-end di un'applicazione. E back office è quella parte dell'organizzazione che fa tutta la gestione operativa, quindi l'istruttoria, la gestione dei procedimenti, tutto quello che avviene, diciamo, dietro le quinte che l'utente non vede. Anche qui back-end è una cosa diversa perché invece sono interfacce di un'applicazione. Quindi facendo riferimento a front office e back office, noi ci troveremo con una realtà, se pensiamo in un'ottica territoriale multiente, in cui ci sono più sistemi di front office e più sistemi di back office. Questi sistemi devono dialogare non solo all'interno dell'ente, ma anche con i sistemi degli altri enti. Quindi questo richiede l'attivazione dell'interoperabilità e nella nostra legge regionale è stata identificata anche una banca dati di integrazione e coordinamento, cioè un luogo in cui catalogare tutti quegli elementi di descrizione dei servizi, di descrizione delle informazioni e degli attori in campo, dei procedimenti, che abiliti a livello territoriale questa interoperabilità, cioè per non lasciare all'iniziativa di enti anche molto piccoli la spontanea attivazione dell'interoperabilità N a N, quindi con una complessità veramente elevata, ma la Regione, agendo come soggetto aggregatore per il digitale, attraverso questa banca dati che è in via di costruzione, cercherà di fissare quegli elementi che contribuiscono a tutta la filiera di cui ho parlato, lasciando però sia sul front office che sul back office la piena libertà e autonomia ai vari enti, nel senso che la Regione ha diverse soluzioni sviluppate negli anni che sono a riuso, quindi a disposizione anche degli enti del territorio, però ognuno può andare a utilizzare i sistemi che crede, perché se interfacciabili via meccanismo standard delle API, è chiaro che è giusto che ognuno utilizzi gli strumenti che meglio crede, sia come back office istruttorio che come front office. Poi sta al singolo ente chiaramente cercare anche lì un consolidamento al proprio interno di quelli che sono i vari sistemi, ma fin quando si attiva l'interoperabilità ogni operatore pubblico può utilizzare i sistemi che meglio crede, in questa logica però di accesso unico, cioè di riuscire a avere poi il servizio unificato. L'articolo 42 parla della banca dati regionale di integrazione e coordinamento, non mi dilungo per entrare nei dettagli. Di questa banca dati è già stato federalizzato l'API Store, quindi quell'elemento abilitante dell'ecosistema. Se andate a vedere l'indirizzo apistore.regione.umbria.it, trovate la piattaforma con le prime API che abbiamo pubblicato. Chiaramente sono molte di più le API a uso interno, ma ce ne sono alcune anche pubbliche. È basato su un sistema open source che è utilizzato a livello mondiale, che si chiama USO2. Ad esempio, per chi non avesse mai provato a interfacciarsi con un'API, qui ho messo proprio delle schermate. Se andate dentro l'App Store, cercate questo elenco imprese, potete interrogare un elenco di imprese per opere pubbliche che la Regione Umbria realizza a favore del proprio territorio. E qui troverete tutta la descrizione dell'API e poi dei parametri. Praticamente, vedete, si può indicare alcuni parametri per fare una chiamata, non entro nei dettagli tecnologici, ma se volete potete sperimentare cliccando, perché da interfaccia utente è possibile fare delle sperimentazioni, per cui se uno passa questi parametri poi si trova una risposta di questo tipo, che è un file di testo, in maniera particolare, formato in una maniera particolare, che quindi fornisce le imprese che hanno quelle caratteristiche. Quindi il sistema di e procure, il sistema che gestisce le gare,
di un ente può interrogare l'elenco attraverso questa interfaccia standard invece che scaricare il PDF che comunque ha pubblicato nel BUR e battersi a i nomi di tutte le imprese qualificate. Quindi vedete un esempio molto semplice di possibile integrazione tra sistemi. È chiaro che nel momento in cui un ente, come la regione, ma un ente qualsiasi si impegna a pubblicare un'interfaccia API, gli deve dare stabilità, cioè non può improvvisamente farlo sparire, perché gli altri enti, gli altri attori dell'ecosistema andranno a basarsi su quell'interfaccia. Quindi questa immagine, diciamo, la metto sempre per indicare, vedete, c'è una persona che cerca col bianchetto di modificare un file elettronico. È chiaro che siamo di fronte a un cambiamento molto profondo delle modalità di operare, e quindi non si può operare con nessuna delle logiche precedenti di fronte a un passaggio a una logica di API. Questo vuol dire chiaramente affrontare anche tutto l'aspetto culturale d'approccio che questo comporta, e anche le piattaforme necessarie. Chiaramente, come ho detto, siamo partiti da una piattaforma API Store che permetta di gestire le API per noi come giunta, ma poi sarà messa a disposizione anche dei comuni. Per gli aspetti più di community, abbiamo pensato di attivare a partire dall'anno prossimo una serie di comunità tematiche supportate dal sistema regionale, quindi un insieme di persone interessate a un dominio specifico: l'edilizia, il commercio, i responsabili dell'ICT. Quindi devono avere un supporto da parte di centri di competenza. Questa è la terminologia che usiamo noi, ho riportato le definizioni, nel senso che esistono comunità tematiche interessate a un tema, ma esistono anche comunità di soluzione o di pratica, per esempio tutti quelli che riutilizzano un certo software, che può essere a riuso come open source, o anche un insieme di enti del territorio che utilizzano un certo fornitore. Quindi questi si vedono come comunità di pratica interessati a una certa configurazione di un certo software, però poi a noi come regione interessa molto la comunità tematica, tutti quelli che operano nell'edilizia a livello regionale e che hanno un'interazione tra loro e verso gli uffici regionali. Questi avranno supporto da parte di quello che chiamiamo il centro di competenza, nel senso che il centro di competenza è qualcuno che fornisce un supporto per aspetti specifici. E nei progetti regionali ne abbiamo attivati due: uno per la migrazione al cloud dei nostri enti e un altro per supportare lo sviluppo degli ecosistemi e delle API, perché è impossibile che queste competenze oggi siano in tutti gli enti più piccoli del livello territoriale. Quindi diciamo la regione mette a disposizione questi centri di competenza per supportare chi si muove nell'ottica del ridisegno dei servizi. Poi c'è tutto l'aspetto dei poli, perché noi abbiamo un data center di livello regionale, anche questo fissato per legge regionale, che è a disposizione degli enti del territorio per la parte più informatica. Qui ho messo anche una slide che riepiloga un po' tutti i componenti a cui ho accennato, ma per finire dico solo che ci sono molte iniziative in questo senso nel territorio, nei vari territori italiani. Noi l'abbiamo chiamato accesso unico, ma gli altri l'hanno definito in maniera diversa. Ad esempio, in regione Emilia Romagna c'è una cosa chiamata accesso unitario ai servizi. La Sardegna ha fatto uno sportello unico dei servizi, partendo dai servizi della giunta regionale, ma in un'ottica estendibile al territorio. La provincia autonoma di Bolzano ha fatto una cosa molto interessante, che chiama rete civica Civis, anche qui integrando i servizi e anche con un ottimo cruscotto che fornisce lo stato delle pratiche nei vari servizi attivati. Poi ci sono anche a livello di Comune di Milano, il Fascicolo Digitale del Cittadino, fondato anche questo sull'interoperabilità. Comune di Venezia ha attivato DIME, l'accesso unico ai servizi, con una logica molto interessante anche di CRM, quindi proprio di Citizen Relationship Management, quindi la possibilità proprio di intervenire anche attraverso un numero verde vedendo le stesse informazioni da parte dell'operatore. Un'altra iniziativa del territorio trentino è la stanza dei cittadini, che è stata attivata dal comune di Rovereto. Niente, io concludo. Chiaramente ho iniziato con un'immagine che ricordava il deserto da attraversare, però insomma la strada ci porta sicuramente verso mete sfidanti e più interessanti dei grigi faldoni che vedo incombere ai lati della strada da percorrere.
non sono i vincoli normativi oggi quello che ci blocca, ma sicuramente la necessità di affrontare tutte le leve dell'organizzazione del digitale e gli aspetti più procedimentali di semplificazione tutti insieme, perché questo effettivamente non è nelle corde storiche dell'amministrazione. Quindi, al di là dei vincoli posti dal quadro normativo, è necessario appunto lavorare per team, prendere un servizio per volta. Questa è l'esperienza che stiamo cercando di portare avanti con molta calma, cioè con un passo giusto, perché non si può correre a realizzare qualche sistema o qualche servizio senza aver fatto tutti i passi necessari che, come ho cercato di illustrare, sono numerosi. Ti ringrazio per l'attenzione, questo è anche il mio collegamento a Twitter, comunque resto a disposizione adesso per le domande. Grazie, grazie dottor Gentili. Allora, per il momento sono arrivate un paio di domande, mentre si beve un po' d'acqua e inizia a leggere queste domande, do alcune comunicazioni di servizio. Come dicevo prima, ci sarà l'attestato di iscrizione solamente per coloro che sono iscritti al webinar e che hanno seguito almeno il 20% di tutto il webinar. Troverete tutte le slide utilizzate e la registrazione di questo evento nelle prossime ore alla medesima pagina nella quale vi siete iscritti, che adesso manderò il link nella chat. A questo punto vi ricordo anche che se ci sono altre domande, intanto che il dottor Gentili risponde a quelle che sono arrivate fino adesso, potete continuarle a scrivere nella chat e le girerò al docente. Silenzio il mio microfono. Allora, vedo la domanda di Yolanda Loreti, quando si prevede che il servizio del sistema sia pienamente funzionale e come si collega l'accesso unico regionale con i vari sistemi di front-end su APE dei comuni. Allora, come ho detto, la strategia non è un sistema unico, quindi è in una logica veramente progressiva, nel senso che il primo gruppo di lavoro appunto ha cercato di affrontare il discorso anche con il supporto di vari metodologi e chiaramente approcciare il tutto andando ad analizzare tutti i servizi, tutti i procedimenti in una logica monolitica, vuol dire che quando uno ha finito non ha già cambiato tutto. Quindi diciamo è una logica d'approccio middle out, ci buttiamo in mezzo, invece che top down, bottom up, ci buttiamo in mezzo e prendiamo alcuni servizi. Quindi, al momento sono stati approcciati quattro servizi di cui è titolare la giunta regionale, di cui però un paio passano anche dai SUAPE, e stiamo entrando dentro i dettagli per identificarne la digitalizzazione, l'inserimento o contemporanea definizione dell'onboarding. Quindi, da un punto di vista informatico, in realtà è stato realizzato ancora poco, perché il portale, quello che vedete come portale che riporta dei servizi di esempio a livello informativo, è stato realizzato con GitHub Page, quindi direttamente con delle risorse interne, supportate anche esternamente, che hanno definito questo portale beta. Dall'altra parte, il progetto più impegnativo è stato quello di realizzazione dell'ecosistema, che è diciamo, la prima fase dell'ecosistema completata, è quella che trovate come App Store, ma anche altre componenti che non si vedono del sistema ecosistema, che ci abilita oggi a gestire l'interoperabilità veramente secondo le nuove logiche delle linee guida agili del piano triennale. Quindi questo è già stato impegnativo, è in corso la seconda fase del progetto ecosistema che sta realizzando il cruscotto e la raccolta unificata dei dati e altre cose che diciamo a inizio dell'anno prossimo potrebbero essere completate. Nella logica con cui ho provato a spiegare l'interoperabilità, quindi questi sistemi che stanno venendo messi in piedi dialogano con qualsiasi sistema di front-end e di back-end, o meglio di front-office e di back-office, nel senso che ogni ente potrà comunque ricevere le istanze come meglio crede, se riesce poi a garantire l'invio dello schema XML tramite API che verrà definito. Quindi in questi quattro servizi si andrà anche a definire, non so, per l'AWA, per la sismica e altre cose, si andrà a definire qual è lo scambio dei dati previsto tra i vari enti coinvolti.
Quindi a livello di front office chiaramente ci saranno da fare delle integrazioni perché i dati siano quelli della modulistica unificata, della unificata, oppure che è stata individuata nelle determinazioni, nelle guida regionali dell'AWA e quant'altro. I sistemi di back office assolutamente ognuno può utilizzare quelli che vuole. È una modalità che chiaramente richiede più tempo rispetto a l'imposizione di un sistema, però questa rispetta sia l'autonomia sia speriamo ci garantisca un investimento più duraturo, nel senso che laddove si realizza un sistema monolitico è poi difficile che questo vada dietro tutte le esigenze che un ente ha, quindi è difficile che poi quella iniziativa sia effettivamente seguita nel tempo. L'altra domanda che vedo di Marina Romano dice: la legge regionale della vostra regione ha avuto come punto di riferimento le esigenze regionali o agisce in una logica di sistema nazionale? Tutte e due, nel senso che la legge regionale era una necessità che è uscita appunto la proposta di legge sempre dal gruppo di lavoro che ha iniziato a lavorare all'inizio del 2018 e che poi è arrivata in consiglio alla fine del 2018 dove è stata approvata all'unanimità. Perché? Perché era necessario dare all'iniziativa della regione verso gli altri enti un inquadramento nelle sue funzioni istituzionali, nel senso che era necessario che la regione agisse a un qualche titolo per il coordinamento a livello regionale, anche se questo è già nel CAD, insomma, da cui alle regioni viene affidata una funzione di coordinamento dei processi di digitalizzazione. Quindi, però lì c'è scritto che la regione mette a disposizione tutto quello che è necessario per la banca dati, integrazione e coordinamento, per sorreggere gli enti in questo processo di interoperabilità e poi realizza questo portale Umbria Facile, che ho velocemente visualizzato, come prima interfaccia di utilizzo, soprattutto sul lato informativo. Quindi questo è il quadro che siamo costruiti in Regione Umbria, ma questo agisce assolutamente nelle logiche al tempo stesso del sistema nazionale, nel senso che abbiamo seguito le indicazioni di Mobile First, API First e tutto quello che è stato definito nelle linee guida per l'interoperabilità, che sono attualmente in consultazione, ma il nostro sistema è già stato adeguato mentre venivano costruite le linee guida, che erano comunque disponibili su GitHub, per essere pronti nel momento in cui diventeranno operative, così come abbiamo seguito il percorso delle linee guida di riuso e la nuova logica, quindi di mettere a disposizione software come open source, veramente con il rilascio del codice e quant'altro, stiamo procedendo anche in quella direzione, quindi in piena armonia. Senza citare che la Regione aveva già fatto le sue iniziative per supportare i comuni rispetto a identità COSPID oppure pagamenti con pago PA, cose che non ho citato perché fanno parte di una fase precedente in cui si era già supportato gli enti in questo processo, e ancora la Regione andrà a supportare comunque i comuni a breve, che in connessione a un intervento di miglior qualità e di accesso unico ai servizi vogliono provvedere anche a adottare SPID o integrare con pago Umbria, quindi diciamo ci muoviamo nel quadro nazionale. Però penso anche che dato che molte materie che trattiamo poi nei servizi anche dei comuni hanno una competenza concorrente, è inevitabile che la Regione si muova per coordinare a livello locale la questione, ma anche la Regione è in un'ottima posizione come soggetto aggregatore per svolgere questo percorso in accordo con tutti gli enti del territorio e in grado di interfacciarsi con la sovrintendenza di Vigili del Fuoco, con le altre articolazioni decentrate centrali. Bene, se non ci sono altre domande, comunque rimaniamo qui a disposizione, abbiamo ancora del tempo per noi per poter anche magari chiarire qualche altro aspetto o qualche altro vostro interesse. Leggo ancora che Marina Romano appunto dice: sarà mia cura conoscere meglio il portale, le competenze concorrenti sono un problema, e poi ci sono tutti i ringraziamenti per la chiarezza
e per appunto la precisione del nostro relatore di oggi. Aspetto ancora qualche attimo se volete scrivermi ancora qualcosa in chat. Nel frattempo che vi diamo modo magari di scrivere, chiedo alla dottoressa Schifano se vuole iniziare a entrare in aula. Siamo qui, ecco qui vedo già. Ok, perfetto. Allora, intanto che aspetto qualche altra vostra domanda, lascio la parola alla dottoressa Schifano. Prego. Salve, allora vi saluto e ringrazio Giovanni Gentili per l'esposizione molto chiara e vi ricordo che appunto questo è il terzo e ultimo webinar che chiude questo ciclo dedicato appunto alla digitalizzazione come strumento che aiuta alla semplificazione. E vi rimandiamo però a prossimi appuntamenti che potrebbero essere organizzati appunto visto l'interesse dell'argomento. Abbiamo seguito Giovanni Gentili dal 2015 perché già una nostra testimonianza, un'intervista nel corso online che preparammo sull'e-leadership e ci aveva già raccontato appunto l'esperienza del portale della Regione Umbria che stava in una fase ancora di impostazione, in una fase nascente, diciamo. Continueremo a seguirlo perché questo passo giusto che ha citato consente di metabolizzare il cambiamento dentro l'organizzazione, quindi è proprio, come dire, l'unica possibilità che il cambiamento poi si realizzi veramente. Quindi questa esperienza ci sta particolarmente a cuore e continueremo a seguirla. Non so se avete nel frattempo altre domande. Altrimenti, io appunto vi ringrazio e vi ricordo, come sicuramente vi dice sempre anche Paola Pirani, che sulla pagina di Eventi PA, da cui vi siete iscritti a questi tre eventi, trovate le registrazioni e le slide dei tre webinar, quindi se ne avete saltato qualcuno potete riascoltarlo e potete appunto riascoltarlo, approfondire con le risposte che i nostri esperti hanno dato alle domande che avete posto online e che non sono state magari poi del tutto approfondite per mancanza di tempo. Io ringrazio ancora Giovanni Gentili, non so appunto se volete utilizzare questi minuti rimanenti per fare altre domande, ripasso la parola a Paola. Grazie, grazie dottoressa Schifano. Non vedo domande, dunque penso che sia stato tutto molto chiaro e vorranno avere del tempo per conoscere meglio il portale, come ci suggeriva una partecipante. Dunque a questo punto ringrazio veramente tutti voi per aver partecipato. Nelle prossime settimane ci saranno altri webinar, sempre del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, dunque controllate sempre il calendario di eventi, soprattutto fra un paio di settimane ci saranno dei nuovi eventi molto interessanti, come tutti quelli che poi di fatto organizziamo. Dunque ringrazio veramente tutti per aver partecipato, un ringraziamento particolare al dottor Giovanni Gentili, ai prossimi appuntamenti, ci saranno sicuramente occasione, un abbraccio a tutti e buon proseguimento.